Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Se Maria è la donna della gioia, come abbiamo visto la volta scorsa, non possiamo non contemplarla anche come la donna del dolore. È la donna del dolore, ma del dolore salvifico, del dolore che ha senso, del dolore redentivo. Se Gesù è l'uomo dei dolori, lei è la donna del dolore. Comincia subito l'annuncio della spada che le trafiggerà il cuore. Sarà proprio Simeone che presenterà Gesù come l'uomo dei dolori. È qui per la rivelazione dell'amore di Dio per le genti e per la salvezza vittima. E tu sarai la donna che verrà trapassata da una spada. È proprio l'inizio della vita di Gesù che Maria riceve questo messaggio. E in effetti Maria capisce che questo bimbo che lei dona all'umanità è colui che porta i dolori dell'umanità. Già il fatto di nascere come uno sfollato, era tutto pronto a Nazareth per la nascita del bambino con il corredino, la culla, eppure deve nascere come un senza tetto, come uno sfollato, come tanti migranti di oggi. Quanto dolore a questa mamma non poter dare una culla e un'accoglienza dignitosa a questo bambino tanto atteso e tanto amato. Il dolore di una mamma già nel parto, nel partorire questo figlio. E poi la fuga in Egitto. E poi sapere che sono stati trucidati tanti innocenti al posto del suo bambino. La strage degli innocenti, appunto. Pensate al dolore di Maria quando Gesù adolescente si smarrisce nel Tempio. Il testo evangelico usa un'espressione molto forte. Tuo padre e Dio, angosciati ti cercavamo. E Maria capì fino a un certo punto la risposta del figlio. Immaginate il ritorno di Gesù a Nazareth quando nella sinagoga legge la profezia di Isaia. Sono venuto a portare il giubileo, la misericordia per i poveri e il giorno di grazia per tutti i miseri che cercano salvezza. E Maria, che era presente in quella sinagoga, gioisce perché Gesù dice: oggi questa parola si è realizzata davanti a voi. Maria gioisce, ma subito dopo sappiamo dal Vangelo che quelli di Nazareth pretendevano dei miracoli e Gesù, non facendoli, viene portato sul ciglio del burrone, quasi a indicare come sarebbe stata la sua passione. E tutta la vita pubblica di Gesù, la sofferenza di Maria, donna dei dolori, è sapere che Gesù non era compreso, con tanta fatica, nemmeno dai suoi stessi apostoli e discepoli. E allora Maria è la donna dei dolori che sta vicina a Gesù nella passione. Pensate alle cadute, pensate ai tradimenti di Giuda, di Pietro. La pensiamo, la contempliamo sotto la croce. È lì che sperimenta lo strazio più grande di tante mamme che vedono morire il figlio prima di loro stesse. E lei è come se fosse trafitta al posto suo, come dice San Bernardo. Quando il centurione dà il colpo di lancia al Cristo, Gesù era già morto e quindi la sofferenza colpisce il cuore della madre. Eccola lì, Maria sotto la croce, che dà senso a quel dolore che ci salva. Possiamo concludere questo incontro con le bellissime parole dello Stabat Mater. Così prega la Chiesa, contemplandola sotto la croce. Stavio, madre dolorosa, alla croce lacrimosa con il figlio vittima. Quanto triste, quanto afflitta eri, o madre derelitta. Ti accoravi, ti affliggevi, pia madre, che vedevi il tuo figlio martire.